Hello, buonasera. Dobbiamo fare una prova con una nuova impostazione Quindi dell'audio, che magari in realtà non. è Ok, qui. Sì, si cosa? sente. No, che così abbiamo. Si sente, Si perché sente? sentiamo che si Questo. sente. E niente, adesso così abbiamo finalmente l'audio e il parlato veramente sincronizzati. Perfetto. Perché mettendo il microfono separato rispetto al resto veniva un attimino Delay. Sì. di defiance. Allora, come dice la descrizione sotto, andremo a parlare degli spoiler di Ixalan che sono stati caricati Esatto. negli ultimi giorni e degli archetipi da draft di Iconic Master. Perché sì, è uscito Iconic Master, che qualcuno si lamenta perché non è abbastanza iconico, però alcune carte che potrebbero essere molto iconiche sono un filino. C'è Ciao un Ivan. finino troppo forti. Cioè, riproporre Eh alcune sì, dipende, carte poi dipende da che cosa volevano togliendo direttamente la loro. reserved list che non si può avere, quindi non lamentatevi se non ci sono le Esatto. dual, non possiamo, non si può. Alcune carte sono effettivamente troppo forti, magari anche in un ambiente draft. Cioè, prova semplicemente a pensare che qualcuno voleva tipo un dark ritual all'interno dell'ambiente di draft. Era un Vabbè. po' Sì, spintino. dipende da poi dagli archetipi che vogliono. In realtà è molto spinto Eh come sì, draft. Hanno abbassato un beh, sacco di rarità di carte forti. Hanno io messo. vedo quel fantastico Le drago. tengono tutte per i boss di 25 Sì, anni, le effettivamente. dual non credo proprio, però alcune carte magari particolarmente interessanti. Sì, se la sono giocata, forse dicevano, beh, queste sono iconiche, però al 25esimo anniversario mettiamo Sì, che poi c'è, esatto, effettivamente hanno fatto questi due delle masters con vicine. praticamente lo stesso tema, tra un po' Però forse nel attaccati. 25esimo metteranno anche delle carte che sono palta dal punto di vista magari effettivo di gioco, ma come un viale dei ricordi di questi 25 Bisogna anni. capire esatto come, perché comunque costerà come un masters, Quindi quindi. no, non speriamo, non Ci solo saranno palta. sicuramente delle carte notevoli, diciamo. Sì, quello sì, speriamo, speriamo. E niente, poi dopo la. No, in realtà prima partiremo con Ixalan Sì, perché è breve un pochino più leggero, un po' più un po'. per tutti, come verde sul televisore, un bollino verde. Esatto. Poi passeremo a un bollino arancio, quindi mettetevi di fianco un genitore e Esatto. parleremo di cose più complesse e sugose, che sono tipo i draft di Sì, Iconic e poi Master. prima comunque guardiamo qualche carta, cioè Che bella, diciamo che è bella. uscita, anche se ancora non ho finito di mettere tutti gli spoiler, mi manca tipo gli artefatti, perché non ho avuto La tempo, cosa che però ieri tipo notte mi mi ha sono. impressionato di più Cioè, è ieri notte che sta. se sculi di brutto puoi farti un mezzo mazzo modern in Sì, draft. ti faccio degli archetti. Tra l'altro sono degli archetti molto belli, alcuni. Ok. Alcuni sì. C'è Ciao Montre. un tre. Niente, per una volta siamo visto quando siamo puntuali, Non c'è c'è. sempre poca gente all'inizio, per Esatto. quello dobbiamo iniziare in ritardo. Lo so, No, in però. realtà no, perché poi la gente vede che non andiamo e quindi Sì, e poi io devo svegliarmi presto. ne aspettiamo un pochino. Anche perché ho iniziato a lavorare, yeah! E no, in realtà sono Sarai sempre contenta. circondata da bambini urlanti. Sì, quello sicuro. Il montre vale per Il due, monte vale per due. beh. Sarò sempre circondata da bambini urlanti, sì, è vero, ma è facile che se tutto va secondo i piani e non mi cambiano l'orario domani, io stia a casa per tutto l'anno il sabato. E Eh no, beh, questo mi è una rende. ottima Cioè, cosa. praticamente apprezzo di Così viene a fare svegliarmi gli FNM. 6:30, 3 mattine alla settimana, però questo mi fa gioire perché magari riesco a fare anche, sì, effettivamente FNM e anche magari qualcos'altro in più. Sì, Perché sì. tipo se magari uno dice vogliamo. No, non posso perché lavoro, è tutto stato tutto l'anno Esatto, scorso. cavolo, fai da due Quest'anno invece dici: giorni. ah, beh, potrei anche Da due provarci. giorni.
I side event, come se non ci fosse un Sì, domani. vive i soldi del mio portafoglio. Per esempio, Beh, rispetto a quello che puoi ottenere, in beh sì, realtà. tipo questo weekend, tranne avrei preferito farmi 2 giorni interessanti, invece un giorno solo, però devo accompagnare Elise e poi andiamo al Modena Play domenica. Nerd, a No, è Modena nerd. nerd. Sì, è vero, perché il Play è più avanti. E andremo lì, beccherete lui sicuramente tutto il giorno perché io a un certo punto Devi scomparirò andare, sì. perché vado a un walk-in e potrei tornare con un tatuaggio di Jabba the Hutt, dipende da cosa decido. Però tema Star Wars è sicuro, quale non so. Anch'io me lo faccio Jabba così, the poi no, no, senza dire niente Hutt. ai miei, No, io, proprio. mia madre mi ha guardato dopo, siamo arrivati a quota 5, 4 sedute però. E mi ha guardato tipo, ma ancora? Ma non ti stufi? No, ma No, sei ma poi sicuro? li metti in posti, cioè nel senso li fai mica tanto grandi in Sì. posti Cioè, in realtà non ero sicura nascondibili. su Jabba the Hutt. Comunque, passiamo a Andiamo Ixalan, che credo avanti. che i miei tatuaggi non interessino a nessuno. Tranne a chi li ha Passiamo a visti e fatti, Ixalan. soprattutto. Allora, Vona, macellaio di Magan. facciamo una carrellata veloce, anche perché non ho messo ovviamente tutti gli spoiler che sono usciti io in questa settimana, Allora, ma le cose più lei ci piace, interessanti. lei o lui, penso Lei, questa è ufficiale come lei ci piace traduzione. brutalmente, anche perché è praticamente accompagnata dallo zio Edgar, è bellissima. Cosa va? È arrivato anche di lei di Cioè, qua. sì, c'è stato un po' di lag. Praticamente la nostra simpatica macellaia, cioè praticamente Ixalan sta facendo dei regali al mazzo Sì, vampiro, su beh, chiaro, questo. l'ho fatto uscire apposta. E questo vampiro è bellissimo, vabbè, paghi 7 punti vita e distruggi un permanente non terra. Forse 7 punti vita sono tanti, ma intanto con lei potresti guadagnarne 4 a turno, quindi se Esatto. non 5, perché dai, No, no, è mettiamo un ottimo top curva nel caso si faccia questo mazzo che. E anche vampiro semplicemente un bianco-nero. 4-4 con cautela e legame vitale costo A costo 5 non 5, è male. insomma. Se riesci a dargli volare sarebbe Però è perfetto, già però. ottima così. Poi è uscito questo ferocidonte, altro dinosauro, che ho notato che hanno scelto a ragione a usare le due tribù nuove, diciamo, con i tricolor, Ok. perché in questo modo riescono a stamparne Di più. di più. E quindi anche in T2 hanno molto più supporto di quanto non avrebbero invece delle tribù già supportate, come infatti sono tritoni e vampiri che usano Sì, solo anche due colori. perché, Allora, questo qua anche se cosa? vampiri la nuova scelta di metterci il bianco come colore non di Sì, qualche, perché certo. tipo, ok, abbiamo già visto qualche vampiro col bianco, ma qui è proprio pesante Sì. come cosa. Allora, questo dinosauro è molto di side, secondo me, soprattutto contro quei, se appunto ci saranno quei mazzi vampiro pedina, Con i guadagni di considerato vita. che, esatto, tutte le pedine vampiro di Ixalan hanno legame vitale e molti vampiri in sé hanno legame vitale, questo qua proprio uccide la strategia Anche di far perché. guadagnare vita e soprattutto e contemporaneamente dello sciamare pedine vampiro. Perché più pedine fai, più danni ricevi, E poi non e può pure puoi guadagnare guadagnare. punti vita. E lui è un 3-3 minacciare a costo 3. Praticamente non è proprio perfettamente quello, però è un ley line rosso con che cammina. Circa, molto Ci, molto circa, circa, però ma è sì, simpatico alcuni come effetti quello. simili. Poi, ah, mannaggia, spostiamola. E vabbè, ci copri. Ok, così. Tu ci sei, ecco. Allora, Allora. cos'è questa fantastica. Esatto, spiegalo te che ti vedono. No, vabbè, questa è la nuova terra che potrebbe starci allegramente in un mazzo control. Ok, Sì. vai, continua, continua. Allora, all'inizio del mantenimento guardi le prime carte del tuo grimorio e poi metterla nel tuo cimitero, così. Poi, se hai più, 7 o più carte nel tuo cimitero, puoi trasformare la ricerca, passando dalla ricerca, quindi da un incantesimo, a una terra. Questa terra, oltre a attingere mana blu, che nel Sì, no, mazzo. sono belle queste terre Sì. perché da girate attingono sempre mana.
Pagando 3, 2, 1 blu, guardi le prime 4 carte del tuo grimorio, riveli una carta non creatura non terra tra di esse e la aggiungi alla mano e resta in fondo al grimorio in qualsiasi ordine. Quindi a costo 3 ti peschi, cioè non peschi e scappi, guardi, Pes profetizzi, sì, fai una peschi specie di e... anticipate, che però puoi prenderti soltanto una non creatura, non terra, per quello è molto più adatto in control, Sì, perché puoi perché ti... prenderti un peschino, puoi prenderti una rimozione, un counter, E quello anche che come serve. incantesimo, vabbè, magari non è proprio il massimo perché ti devi mettere Ma una carta magari nel cimitero, intanto però la può guardi, è aiutare. una terra o qualcosa che non Sì. ti Oppure serve, la puoi buttare e la tiene, man cioè... mano aumentare già il cimitero, perché comunque tu le cose le lanci E dalla quindi mano, prima o quindi poi nel vanno nel cimitero cimitero. vanno. Comunque diciamo un filtraggio di pescata un po' particolare, però può Ci saperne. piace. Poi andiamo avanti così. Chi c'era là dietro? Nessuno. Dispersione della vendetta, Vedi? vendetta, Da. sì, vendetta, tremenda Tremenda vendetta. vendetta. Costa Allora. uno in meno per essere lanciata se controlli un pirata, quindi comunque ti permette di pagarlo meno all'interno del Sì. tribale. Neutralizzi una magia bersaglio a meno che il suo controllore non paghi 4. Questo secondo me... Allora, intanto la potresti pagare 2. Sì, no, beh, è forte se la paghi Se 2, la perché paghi se la paghi 2 è... 2 è mana leak, ma che serve un mana in più, E quindi mi dice che 3 e diventa 4. particolarmente interessante perché se la lanci di secondo ipoteticamente, o comunque se la lanci dopo aver rampato come un drago, è facile che tu 4 mana disponibili non li abbia. Quindi ci piace. Poi il mazzo tribale pirata c'è, quindi dai. Sì, o magari anche solo un control che gioca qualche Ma pirata sì, lo o le tieni pedine, anche lì, le anche le pedine pedine, le tieni lì, è un pirata, mi pirata permette di contano counterarti. se ci sarà qualcosa, a parte Vraska chiaramente. Poi è uscito, allora questo qua è uscito durante mentre presentavano Magic Arena, il gioco, il nuovo gioco stile Hearthstone Ovviamente di abbiamo parlato di Magic. tribali, quindi Sì. questa è proprio quella carta che ci sta nel tribale, perché le magie dinosauro che lanci costano uno in meno per essere lanciati, a costo 2 ti permette quindi di poi far entrare Sì, è una sempre specie di run, nel senso ti permette di calare non rampi, un turno però prima dei un dinosauro dinosauri. bersaglio rapidità fino alla fine del turno, secondo me questa carta sarà, se fanno i Sì, dinosauri se sarà c'è un verde giocata. rosso ramp con i dinosauri, Sì. sicuramente potrebbe, cioè sicuramente proverò a costruirlo, un verde rosso ramp con i dinosauri. E Sicondamente questo questa non carta è troverà il male, suo diventa, cioè che alla spazio. fine diventerà una specie di aggro, un midrange comunque che sfrutta il ramp per calare prima Esatto. i dinosauri, Un Nyazor. dato che c'è tutto questo supporto per i dinosauri, Beh, diciamo che giustamente. hanno creato una nuova tribù, però all'interno comunque della setta sono riusciti a Sì. creare anche dei supporti per questa tribù Sì. davvero interessanti. Allora, questo qua è bello, Curioso. questo è carino, perché Curioso. allora, Tesoro della Tentazione, un incantesimo che dice: ogni avversario deve attaccare te un planeswalker che controlli con almeno una creatura in ogni combattimento, se possibile. E questo, cioè, in multiplayer, insomma, fa schifo, perché ogni turno... Ciao, salve Sì, Ale, addirittura. Perché beh, qualcuno saluta te, a me nessuno. non ti saluta? Non lo Che so. brutta persona. E tutto questo, farti focussare incredibilmente da tutti, solo per alla sottofase finale creare una pedina artefatto tesoro. Allora, questo secondo me in uno contro uno è molto arginabile. Sì, perché, ma soprattutto perché te lo dovresti giocare per Per fare un fare il solo tesoro. Ma tesoro? perché rimane lì. Lo so che scemo offerte in no. Esatto, con Sì. Sì. offerte in no, in commander, questo qua lo puoi dare via uno. E che dà fastidio e iniziare a. Ci piacciono questi commenti onesti? Sì, effettivamente No, neanche a me no, non dico piace. che è forte, però secondo me se in un mazzo tesoro, tipo quello che voglio fare io, Non la giocherei però il per... rosso non lo so se lo giocherò, perché No, comunque lo giocherei o Grixis o Esper. ma... Se Va lo gioco Grixis benissimo. questo qua No, ci no, entra. Esper va bene. Però... È che, allora...
può essere, cioè, se ti facesse fare più di un Sì, o ad tesoro, ogni sottofase finale un tesoro che ma diventa così, cioè, tu forte. vieni ammazzato per tre Sì, tesori del sì. cavolo, magari. Poi dipende anche da Amazon cui gioco, però No, comunque sì. costo 4 è veramente troppo. No, Potevano farlo costare 2 o 3 no. per l'effetto. Lei! Allora, uscita a Vraska sempre durante l'Ascon. Amore. Questa secondo me è molto forte, Sì. anche se costa un po', quindi ovviamente in una control. In realtà anche midrange, perché comunque fa degli effetti carini. Allora, Vraska che con sé entra con fedeltà 6 a costo 6 fa pirati. Dopo aver Vabbè, fatto. Vabbè, che te, non mi frega se ti piace o no. Piace a me. È proprio. Allora, crea, a costo 2 crea un pirata. A costo 3 ti permette di distruggere un artefatto, una chiaro. No, creatura. più Più due. 2 fai un pirata. 2-2. Con minacciare. Già Sì. questo è carino. A meno 3 distruggi un artefatto, una creatura o un incantesimo bersaglio e crei una pedina tesoro che ti permette di attingere ancora più mana. E i punti Viva vita di sta un giornata. giocatore bersaglio diventano 1 con meno 10, esatto, viva stagione del Stagione del giocatore. raddoppio GG in Commander. Super Friends ha avuto un nuovo Io Super Friend. sono offesa Perché? perché mi dicono cose cattive in chat, non Ah, parlano con me e io non capisco perché. Va bene che non lo ignoro le so. persone da qualche giorno, ma non mi rispondono, ma io rispondo ai messaggi. A quanto pare no. Non mi ha scritto. Non lo so, chiaritevi in Esatto. privato, non mi sembra il No, caso. no, no. Poi è uscito questo sempre all'Ascon, un altro ottimo top end del presunto mazzo vampiro Sì, eh? pedina, Anche se un perché 3-3 che costa costa 5 è 5, però troppo. quando entra un avversario perde un punto vita per ogni vampiro che controlli. Ora Sì. che arrivi al quinto turno o anche più Magari. tardi potresti avere già un bel po' di vampiri, poi dipende Cioè, praticamente è da. l'opposto dello Zulaport. Là ti facevi Vratta apposta per uccidere Esatto. tutti, qua Shami lo fai Ma infatti era più entrare. forte Zulapot perché questo qua devi sperare che quando lo giochi i tuoi vampiri ci siano ancora tutti, Sì. essenzialmente. Poi altro supporto molto forte per il dinosauro, Regisauro. Regisauro. Che Regisauro. poi in inglese sarebbe alfa, però l'hanno tradotto in capobranco, In che ha realtà più o sì, è meno. l'alfa, è il capobranco. C'è il figo comando del patriarca, esatto, non è male. E il vampiro. Sì. Allora, questo è un onesto 4-4 costo 5 che dice che gli altri dinosauri che controlli hanno rapidità. E quando entra nel campo di battaglia, crea una pedina creatura dinosauro 3-3 verde con travolgere. E rapidità, perché lui dà anche rapidità, quindi hai essenzialmente 7 forza costituzione totale a costo 5 Con rapidità. con rapidità barra travolgere, quindi non è male. Sa che Zulapot e poi comando. Poi questa qua, anche se costa tanto e lo so che non è forte, però sempre nella mia idea di mazzo tesoro è figo, anche perché puoi usare il mana dei tesori per Sì. lanciarla e magari comunque dandotene comunque di in più. In realtà la puoi fare pagare anche 3 pagando 2 tesori e basta che counter una magia da 3 e hai già un tesoro in più di prima. E Che ma costa quindi 5. costa, eh no, te la fai costare 3 Sì. ed è come un veto che è un counter secco anche quello. Quindi alla fine a me piace, e quando vincerò con il mio mazzo tesoro vi ricorderete tutti, capito? Sì, tanto lo farò. Lo Lo so che lo farò un farai. mega control che vince quando hai 10 tesori, basta. Basta. O, Bacio il vampiro. e anche, perché oggi ho avuto l'illuminazione sul cesso, avere più mana non significa buttare mana. Anche che avere più mana significa buttarli via anche. Ma non li butti via se poi alla fine ti netta il Sì. tesoro e considerato che vinci di tesori, è Ok. quello che dico io. E poi mi sono ricordato che in Ether Revolt, che quindi Sì. è legale, c'è quell'incanto artefatto che dice ad ogni mantenimento fai una copia dell'artefatto incantato, se ne controlli 7 con lo stesso nome vinci. Ok, vai. Quindi è sempre quello, Viva hai i due win tesori. condition.
che si basano sulla stessa cosa, quindi è molto, secondo me è più solido di quello che sembra, anche se lento. Per quello la build attorno deve essere control, perché altrimenti... Passiamo oltre. Poi, La aiuto. valle perduta. Questa cosa è stata chiamata tipo un Black Lotus. Sì, la È la. valle dei loti, cioè proprio una terra che fa, che fa questo effetto, però tipo devi sacrificarti delle terre quando la giochi. Allora, invece questo nasce come un semplice artefatto che costa 2 per equipaggiare 2. E quando entra in campo di battaglia, un avversario bersaglio crea due piante Cosa 0-2. dici, Ivan? Mi offendi. E una creatura più equipaggiata prende più 2 più 1 semplicemente, e ogni qualvolta la creatura equipaggiata infligge danno combattimento a un giocatore giri e hai la terra che vediamo, aggiungi 3 mana di qualsiasi colore alla tua riserva di mana. Così com'è, cioè devi avere oppure o che l'altro non abbia niente O subito, darle oppure una devi darle una creatura che creatura con passa, volare in un caso volare, travolgere, travolgere. imbloccabile, eccetera. Fuori dal set in sé, che magari lo puoi dare tipo ai dinosauri perché hanno travolgere, o in Commander, secondo me, Eh o sì, in comunque. Commander è ok, te fai le piante, attacco là, attacco un Sì, altro. secondo me potrebbe in uno o due per si potrebbe anche provarlo. Gli dei bloccanti in 1v1, sì, in Sì, 1v1 non lo è. vi uno non è fortissimo, secondo Dovresti me. avere, cioè dovresti metterlo su un 5-5 con travolgere, allora Esatto. dici. Però magari anche altri bloccanti. In 1v1 non è il massimo. Eh sì, secondo me. Due per questa Boh. Forse metterlo dentro Mirror Mage. in qualche pochi per provarlo in un mazzo, magari con, non so, dei dinosauri. Potrebbe come. Perché se lo metti in 4 per e poi fa schifo, tu comunque hai 4 per Quei di dinosauri blocco ha già a più caso. senso perché... E là, Mirror Mage o Mirror Mage, penso Mirror Mage. Non Non capisco in che piano... infatti, o lo giochi in aggro e lo dai tipo una basta lo so. una Ma l'idea pedina è dinosauro. darlo magari a un dinosauro se riesci nei primi turni, effettivamente. O comunque a un dinosauro piccolo che vedi che passa e poi hai 3 mana per ramparti e tirarti giù dei dinosauri Esatto. grandi. È Sì, perché... Il mazzo l'unico. dinosauro, secondo me, come sarà costruito, avrà costi bassi, un buco in mezzo e Costi costi alti, alti. questo lo devi, cioè, però diciamo che ovvio non è l'unico, non è che io dico bisogna, oh, oddio, la carta definitiva, bisogna giocarla. È l'unica struttura, l'unico posto dove lo vedrai giocato in un mazzo con magari dinosauri. Sì, perché per ora è quello che ha le creature più grosse e con abilità, essenzialmente. Sono due dinosauri carini, turno 4. Ma io vedo la giocata... che costa 2, quindi... Però c'è il dinosauro, quello che è uscito l'altra volta, l'altro giorno, che ha costo 2, verde bianco... scusa, rosso Su bianco, bianco. che ha un 2-2 volare e minacciare. Tu la dai a quello... E sei a Ovvio posto. E che poi non dico mettila dopo... in 4 per perché poi te la trovi in mano magari troppo avanti, o te la trovi in mano e non hai in mana per equipaggiarlo e dici equipaggio, la gioco equipaggio, mi perdo magari una giocata di un Sì, dinosauro. esatto. Però se uno dice boh, voglio provare a mettercela dentro così a Ma caso anche in mono, secondo me, in anche in mono, uno ma era per. in 2 perché così magari la Sì, trovavi. in uno o due per, Così proprio... forse quello è il luogo in cui può essere giocata. Perché è un ramp tramite aggro, essenzialmente. Però, cioè, Blocchini, Dort, Utility Buster, rampini di terra e bestie da 4 in su. però dico, se il multiplayer è il suo posto, cioè tipo Commander è il suo Beh, posto. Se proprio uno dice voglio provarlo in T2, certo non la metti in un control, non ti è chiaro. serve un Sì. Beh, cazzo. penso fosse scontato. Andiamo oltre, che poi abbiamo tanto da parlare. Allora, Allora, Vela d'Orso, veladosso. o non lo so, l'ho tradotto così io perché era back, Sailback, Ah, ok. che cos'è? 4-4 costo 5, lampo, che ogni qualvolta gli viene inflitto danno, gli mette un segnalino più 1 più 1. Buonasera, Ma Alter. non è un chiodo di 4 mana quello l'artefatto, perché tu lo puoi giocare di secondo turno e equipaggiarlo di terzo. Sì.
Ti sei perso qualche spoilerino, qualche spoiler di Ixalan, però se li avete già visti, non, niente di Cioè, però non dico che è la carta definitiva che cambierà il che. meta, No, dico che è però l'unico in che se monofe devo ci può decidere dove, stare. se devo dire un mazzo dove metterlo, forse il dinosauro è Esatto, l'unico se dobbiamo proprio mazzo. trovarci un mazzo Perché dinosauro, dietro potrei dire che fanno schifo, che non è non vero, è vero. non La è vero. vampira la prima vampira che ti sei persa anche tu era bella. Allora, questo simpaticone Ho ha sbagliato. lampo, e quindi già questo ci può Ho piacere, anche sbagliato. Ok. sì. Ci sono. In furia, quindi ogni volta viene inflitto danno a lui, mette un segnale +1/+1 su di esso. Sì. Basta. Bloccare, Sì. È abbastanza carino perché può entrare, bloccare, quindi è un uccidere il 5-5 bloccante costo e 5 avere il praticamente. segnalino sopra. Poi Questa è carina. c'è questa che è un'altra flippona. E questo sempre nel mazzo Mazzo vampiri. vampiro. Token è molto Incantesimo fico. leggendario, quindi quando entra nel campo di battaglia, che è una piedina creatura vampiro con legame vitale, quando attacchi con 3 o più creature, Trasforma. trasforma. Costo 1 è Entra. anche carino Sì, perché in entra di 3 fai. primo turno, è una pedina 1-1 con legame vitale. E poi comunque presto si gira, ti diventa una terra in più e che ti fa altre pedine. Sì, cioè, stasera Oggi sei è cupo. acido, sì. Ah, No, mi dice che quando non è. Oh no, è schietto. ok. No, siete acidi, no, sono schietto. Ok. Questa sì, mi piace un sacco. È un life che fa anche altre cose, esatto. Dove non ho ancora fatto vedere l'incantesimo di stampa della culla di Gea. No, non l'abbiamo messo perché comunque era Era durante la troppo. live. Cioè, quello E ci era sta. bellissimo. Poi andiamo avanti, questo è uscito oggi. Allora, il Marinaio Seducente fa eco a un'altra carta che era uscita, che prima o poi metterò le due arte in confronto, perché c'è il bellissimo Goblin, penso dietro, o Orco, che lo guarda Orco. trasognante. E 4-3 costo 4, e poi prendi il controllo di una creatura bersaglio controllata da un avversario fino alla fine del turno. La stappi a quella Abilità. rapidità e attiva questa abilità, ovviamente solo quando potresti usare una stregoneria. E questa è carina, questa sì. Questa è Questo non è no, male, perché lo puoi rifare. Forse esatto. in commander è molto forte. L'unica cosa è In che T2, ti meh. costa 4 Sì, farla e è più un più 4. 4. Quindi per quello Però in T2 non è chissà cosa. Però in commander è simpatica. Soprattutto se hai beh, tu qualcosa la per puoi sacrificare ma anche T2 di le Ruby Ulamog. cose. Eh no, non c'è più Ulamog È vero, che quando arriva lui. tristezza. Basta Commander, ma a noi piace Ma è bello Commander. commander. Poi quando non sai dove mettere una carta la metti in Commander. Munizioni Che improvvisate. cosa bellissima. Ungi per bene il cannone con olio di fegato di dinosauro e potrà sparare praticamente ogni cosa. Non c'è Stupendo. più, infatti. Già detto. Che Niente, questo è una cose tristi le reminiscenza. Sì, dimentico. di. Non mi ricordo come si chiamava. Non Assalto Goblin. Um, Bombardamento sì. qualcosa. Che è una carta vecchia, che è sempre un incantesimo che ti diceva sacrifica una creatura, fai un spara un danno. Invece questo Questo sta. invece ti fa sacrificare una creatura o un artefatto, però ti fa pagare anche uno e fa la stessa cosa. Anch'io ho il sentore che questo sia della ciurma di Vraska, giusto per la Un testa. vaghissimo sentore, esatto. Guarda, e le teste, perché ce ne sono sotto delle Però altre. sembrano Però sembrano molto statue. più statue che. Cioè, sembrano proprio Statue. Sì, fatte, però create. non lo so se sì, ha questo sentore di essere con Vraska. Poi anche questo è uscito Conquistador perverso 1-2 Sì. costo 1 quando attacca ogni avversario perde un punto vita. Basta. Droppa uno, ci sta, ci piace, almeno a me piace. È ambizioso, instancabile, assolutamente spietato, ideale per la frontiera. Questo vicere Elia Sotonores. In alcuni sì, è una versione migliorata di un altro vampiro che era uscito tipo in Wardwake, che era solo è uguale identico, solo che è un 1-1. Questo Meno invece è che un sono uno 1-2. due. Efficiente nella sua umiltà, addirittura. Poi è uscito La mitica questo, nera. la mitica nera che Chiamatus anche Magus del Vaiolo. Chiamatus, hai detto Chiamatus. Chiamatus. Ho detto chiamato anche Magus del Vaiolo. Questo simpatico mago pirata orco. 4
Orco. 4-4 che costa 5, ha un Minacciare dopo tocco letale. letale. Quando entra, ogni giocatore perde un terzo dei propri punti vita arrotondati per eccesso. È Esatto. bellissimo. Fa proprio danni a caso. E Sì. poi un 4-4 minacciare tocco letale. Sì. Quindi se lo devono bloccare in due, quindi si scambia almeno con due creature. Sì, l'abilità dipende dal mazzo anche lì. Però è comunque un 4-4 minacciare tocco letale che appena entra fa danno all'avversario comunque. Che gli Ed fa perdere è un un costo terzo dei punti 5. vita che forse a quel punto sono particolarmente tanti. Questo può avere spazio, dipende, anche Beh, questo. quando entra ipoteticamente Sì, togli 10 fa. No, punti vita se hanno ancora al massimo. è un terzo 7. di 40, Ah no, poi contavo sono. 30. Sì, beh, 30, ovvio, togli 10, togli Sì. 12, 13, con Sì, 40, togli non. 13 punti vita così. Sì. Non è male. Anche nel nuovo con Inalla, visto che è un mago, Sì, entra, fa la ogni pedina. giocatore ovviamente è anche Sì, 14. te. 14 14, danni a tutti. è anche te. Però se lo giochi nel mazzo giusto, quindi dove sei sicuro di poter guadagnare dei punti Sì, o vita. dove, nel senso, sì, hai comunque qualcosa, tieni di conto di questa cosa. Arrotondati per eccesso un 13.3. Forse hanno fatto per quello, perché c'è sempre il problema Sì, dell'arrotondare. beh, no, ma sempre arrotondato per eccesso, non puoi avere i mezzi punti vita. No, beh, a volte è arrotondato per difetto. Sì, comunque, beh, è uguale, lo stesso Per discorso. eccesso fa più Che cattivo. eccesso è più cattivo. E poi è uscito il Mostrosauro! mostrosauro, Lo che è una. sapevo, lo sapevo. Dovevo restare sulla nave. Sempre meglio restare sulla nave. È perché questo povero mostrosauro, cioè questo povero pirata che viene mandato al Esatto. mostrosauro, si ritrova alle spalle un 5-5 con travolgere rapidità. Ma prima fai perdere i punti di vita, così. Eh sì, mi sembra la tattica perfetta. No. Avanguarda di Andanto. No, Adanto. Adanto, Sì, sono. 1-1, costo 1, fin tanto che attacca, prende più 2 più 0 fino a fine turno, quindi un 3-1. E pagando 4 punti vita, ha indistruttibile fino a fine turno. Questa da draft Sì, è questa è forte. Era perfetta. già forte. La tipa di Oketra, mi ricordo in Hour of Devastation, che è un 3-1 a costo 2, che quando lo potevi exertarlo e preveniva tutto il danno che le veniva inflitto, che quello là si giocava già. FD Territory ci sta ostando. Va bene, grazie. Per Ok, 27 utenti. perfetto, Grazie, siamo l'importante, capo. oddio, l'importante è speriamo che questi 27 utenti ci Siano capiscano, italiani, perché altrimenti siamo esatto. un po' tipo, wow, Ma c'è un link a. non... Good evening, Good evening. the problem... Our channel streams just in Italian, so we hope. Greetings from Germany. Hello? Hello, we talk only in We talk here. Yeah, it's an Italian Italian stream, stream. so we talk only in Italian and it's a problem for us. Have What? people that don't Say understand German people. German I people. Lol. Oh yeah. don't know if maybe they're not all No, Germans. but I'm sure that not all of them understand Italian. I'm Yeah, sure. of course. Yeah. So we are keep talking in Italian, so we hope some information goes through the images. Ah, possiamo continuare. La Ok. seconda. Ok, thank you very Hi. Thank much. you. Ok, continuiamo. Dopo l'avanguardia, tenete entrambe aperte, bruttissimo, ma un eco. Stupenda. Ah, perché Ok. ha aperto il canale di. Wow, Fantastico. dun dun dun. Mi Ok, andiamo. sa che qualcuno Una che delle c'è ultime. che. Sì, io penso di aver capito. Allora, questa è la lanciera imperiale che era uscita in francese stamattina.
Anche questo non ti fa capire bene il dinosauro che mazzo vorrebbe essere. Probabilmente per il draft, probabilmente per l'archetipo da draft più che altro. Sì. Perché comunque un 1-1 costo 1 che dice che ha doppio attacco fin tanto che controlli un dinosauro. Quindi, boh, Ok, probabilmente. stavo Cosa solo chiedendo se succede? stava bene Ryanair ed era sano e salvo. Lì Perché dice, è perché è era là. americano. Ah beh, ok, ma dipende se era della Ma era in Florida o no. viaggio e Ok. quindi dice che sta bene e che va a una convention dove ci sono Steve Argyle e Howard Leon. Good. Ocio. Allora. Voglio andarci anch'io. Andiamo oltre. Questa è uscita oggi pure sul sito ufficiale. È un tritone che appunto sul sito che parlava del fatto di come. Le fa andare bene anche in late. Di come costruire un set tribale. E qua ha fatto vedere l'esempio del tritone che effettivamente è un 1-1 costo 2, imbloccabile. E ogni qualvolta un altro tritone entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, prende più uno fino alla fine del turno. Che quindi non è malaccio, soprattutto sapendo che c'è quell'incantesimo che quando lancia un tritone fa la pedina tritone. Quindi vale per un più 2 ogni volta nel caso tu abbia uno di quegli incantesimi. E poi comunque è imbloccabile, quindi sono danni sicuri. Questa può trovare spazio anche in mod, addirittura è così forte. Perché a me sembra un 1-1 costo 2. Non. Vabbè, perché comunque viene pompata da tutti i lord. Sì. Quindi sì, può saperne effettivamente. E questa era l'ultima per Ixalan. Quindi andiamo, visto Cioè, che ho provato, sono. mi hanno Cosa contattato chi ci stava hostando, è una pagina succede? a Ah. caso che mi aveva scritto prima o poi lo farò, però poi ovviamente lingue diverse Vabbè, certo. equivalgono a problematiche del fatto che io ti Sì. parlo in Anche una lingua e tu non mi capisci ed è. Tony è già evasivo con i passaisole mari infiniti, sì. Effettivamente, quindi bisogna vedere, cioè, insomma, non conosco troppissimo, però secondo me c'è di me, cioè nel senso, già col fatto che dici te che hanno passa isole con il Lord of Atlantis e poi comunque giochi mari infiniti, sei già a posto. Hai perso il campo? Sì, l'hai perso, mi dispiace. Lui vuole farsi mazza Io tesori sì, mazza adesso. tesoro tutta la vita. Ok, vediamo avanti, 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 Andiamo. avanti. Iconic Iconic Master Masters! è uscito, come È uscito? dicevamo, È è uscito Iconic uscito tutto, Masters? c'è È uscito uscito tutto lo tutto. spoiler. E soprattutto, anche se qualcuno si lamenta che non è abbastanza iconico, io le trovo veramente, veramente belle. Eh no, Perché? hanno scelto Perché delle non hanno scelto carte delle carte solo iconiche, ma hanno scelto delle carte giocate e giocabili. belle. O comunque che avevano prezzi E alti. i soldi I fanno soldi fanno ciao! ciao. E comunque anche delle carte che avevano prezzi alti, quindi Sì, non hanno riscontato il ristampandone. Tarmogoyf. Dimir tesoro. Io pensavo o Esper o Grixis, perché devo capire che strategia fare. Quindi adesso facciamo carrellata super veloce delle carte fighe che sono uscite in Iconic Masters, quindi Avacyn sicuramente. Elish Norn, Elesh mamma mia, Norn, Arcangelo se bella. Arcangelo di di Tuna. Thune, che non penso fosse mai stato ristampato. Sì, hanno stampato Palla di No. Fuoco. C'è Palla di Fuoco. Angelo Angelo Restoration Restoration Angel. Angel, essenzialmente. Ascendente di Serra con una nuova art. Campionessa Aureo con una nuova art che stava iniziando ad avere dei prezzi veramente E un imbarazzanti. flavor test che davvero è bello. Perché le caverne più profonde di Mirrodin nascondono la più lucente speranza, le più lucenti speranze, e ne sa, Poi non Ordine Severo sempre arte con la nuova, nuova art. Fatto molte nuove art. sì, Iosei, tutti i hanno ristampato draghi i di draghi, Kamigawa con nuove art. con... Spade Spighe, chiaramente. Poi ha fatto Mana Drain. Hanno voluto ristampare Mana Drain. Carino. E l'art, vabbè, forse. Le conchiglie che si vedono nell'alto effettivamente non era il top, questa però è molto astratta, Sì. Hanno chiaramente.
stampato anche comunque tutti i tutti i pretori. pre che poi pretori in italiano, io ho scoperto questo, ho avuto questa rivelazione. Perché sono tipo i romani, I pretori i pretori, ma sono. pretori suona meglio. Sfigge consacrata, anche Flusterstorm, che è È assolutamente. necessario per il prezzo che Cioè, ha. sì, nel senso, si gioca solo in Legacy. Però effettivamente essendo stata stampata solo in un'edizione di Commander, quindi neanche in una busta, aveva, ha dei prezzi esorbitanti. Stessa radice, ci confermano. Poi Kaiga con Nova Ordine Ordine Criptico Criptico che è con stupendo, anche Nova se qualcuno dice che sembra che abbia dei cuscini Sì, addosso, ma in però realtà il è velo che è tutto. stupendo. Wow. Che Che cosa? Le cazzo? Flusterstorm. Costerà quanto Mother Master se simili? Sì. Sì, Ha lo su stesso quello prezzo sì. consigliato e quindi il prezzo di vendita sarà più o meno quello. Ti ho pensato subito e non ti ho mandato il messaggio dello spoiler. Poi Visione Ancestrale con la nuova art. Che brutta vita. Con la nuova art di John Avon, Quindi quindi andiamo sul top. sicuro. Poi Necropotenza, che era già in Eternal Masters, Shieldred. Shieldred, Ruba Pensieri, che dopo Theros non era più stato ristampato, mi No. sembra, quindi comunque una buona ristampa. Cucuscio, che è Che sembra, bellissimo. cioè è stupendo, basta, lo voglio. Bloodgust, che ci sta, non che quello penso non sia praticamente mai stato Zendikar. ristampato dopo Sì. Zendikar. Poi, Schiavo della Spada con nuova art, l'ho voluto mettere perché è fighissimo. Poi, Nibbio Infernale, Ma Thundermaw, il nome è così Hellkite, lungo. è in inglese, sono due lettere, sono due parole, Ok. che questo si giochicchia, penso, in Jund. Però effettivamente vuol dire che ha avuto delle alzate di prezzo. Urabrask. Kiki Kikijiki Jiki, quindi puoi e fare Kiki Angel in draft. come Vov. Esatto, in draft potete fare Kiki Angel per Se, dirvi ovviamente se vi se li gira di culo trovate. assurdo. In inglese parole, in italiano mille. Sì, è chiaro. Si giocava in Jeskai Control. Ah, ok. Drago. Magus della Luna, Magus della Luna. Hanno speravo in un'art nuova per il Magus della Luna. cambiato le regole di Cosa? Blood Moon. In che senso? Perché prima se c'era Blood Moon in campo ed entrava tipo la Shockland, Sì. cioè tu giocavi Shockland, comunque dovevi pagare 2 punti vita per tenerla stappata, altrimenti entrava tappata. Beh, no, è una Stessa montagna cosa classica, quindi entra tappata. adesso, prima era così, Adesso entra come una adesso montagna. entra come montagna e quindi non si applicano nessuna abilità Beh, dell'entrata nel campo di onesto. battaglia. E neanche di mentre sta venendo in campo è considerata montagna. Beh, onesto. Ok. Mi sembra onesta come scelta, perché comunque non ha. Cioè, se una terra diventa una terra base, effettivamente non ha senso che tu la faccia entrare tappata, Quindi quindi. tipo le Shockland entrano, cioè con Magus della Luna o Blood Moon entrano tutte stappate. Sì, Ora è entra come come terra giocare base, terra monta. base, Sì, è come se sì. avessi già dalla mano, diciamo, una terra No, base, mi se sembra una possiamo scelta onesta. dire così. Poi Più 6. Ryusei con nuova art, Cecchino che, con nuova art, che è carino. Poi c'è la lancia rapida. Nì, prima il controllo sull'effetto di Magus avveniva prima del Sì, controllo sull'entrata prima. della terra, quindi pagava e poi diventava. Sì, Sì. che comunque era. Perché non era ancora in campo la terra effettivamente Invece qui quando è si come attiva se giocassi con quell'abilità. dalla Lì mano invece delle hanno deciso terre. che era già una terra mentre. Adesso è anche mentre entra, è praticamente è una terra. Bah, è una terra Immagino. montagna, La lancia diciamo. rapida, Lancia rapida del presente. monastero. Riftbolt, Bella, come sempre bella. uncommon. Poi ha fatto Channel, nonostante sia bannata in qualsiasi formato praticamente. L'hanno. Tranne limitata in T1 se non sbaglio. E comunque Channel, per chi non sapesse, stregoneria questo 2 che dice che fino alla fine del turno tu puoi pagare 1 punto vita per attingere un mana in colore.
quante volte, come se fosse un'abilità di mana. Sì, un po' Quindi è giusto, un po' forte. Palla di fuoco. Esatto. Fa schifo Channel, non mette i tesori. Eh sì, effettivamente fa un po' cagare. Che paladrenza ha Warring Clefs. detto. Poi Titano Titano primitivo. primitivo. Cobra del Lotto, raro. Jugan sempre con nuova art. Wall of Roots Common per il Pauper potrebbe insomma essere una buona aggiunta. Però potete fare Channel Fireball in draft, esatto. Poi Cavaliere del Reliquiario. Cogliere l'inconcepibile. I già di tutto il mondo staranno facendo piovere tutte le divinità del mondo visto il cambio di una regola del genere che gestisce non poche interazioni. Muro di rutti comune. Poi verdetto supremo. Spirale Fulmine fulminante, fulminante. uncommon, classico. Bolla di Mishra. Finalmente la ristampano così un uncommon non deve costare 15 euro. Mannaggia loro. E a tutti quelli che giocano Modern. No, non è vero, sto scherzando. A me non piace Modern. Fiala Che Eterea. bella, che bella. Preferivo l'altra arte. Pietra dell'Oblio, che 20 io euro, please. preferisco l'altra art. 20 20, scusa, euro. scusa, mi dispiace. Credevo che gli speculatori avessero un limite, ma a quanto pare mi sbagliavo. Pietra dell'Oblio con nuova art, ma io preferisco quella vecchia perché è molto più figa, molto più evocativa rispetto a questo che spacca una palla da bowling con la mano. Con un fulmine. 20, anche 25 addirittura. Ok. Poi le terre che ristampano sono le terre quelle di Visione Futura che c'erano, quindi Boschetto di Salici Ardenti, il Fiume di Lacrime. Tutte comunque, il fronte dell'orizzonte con nuova art, che non è male. Labirinto dei Nembi. E Tumuli Scolpiti, che questa in realtà è l'unica del ciclo che hanno fatto in tempo per ora a mettere all'interno di un'edizione regolare, completando il ciclo di queste terre, di questo tipo. E basta. E queste sono le cose salienti. Meglio la Sì, anche a me piace molto di più quella vecchia rispetto a quella nuova, anche perché un po' spoglio il tutto. Quindi andiamo a spiegare un po' gli Che archetipi da tipi di draft draft? per quelli che giocheranno, che faranno almeno un draft, perché no, io sempre almeno un draft bisogna fare perché li pensano apposta, poverini, diamogli il contentino, diamogli i nostri soldi, Esatto, che faccio soprattutto. anch'io. Oh. Sonno. Allora, sono 10 archetipi per i 10 Bicolor, come praticamente ogni edizione Masters che è Esatto. stata fatta. E iniziamo con... Draft, bello draft, esatto. E allora Bordo andiamo in ordine, draft. Cosa? quindi ci sarà il blu-bianco control, classico, e questo è proprio pensato per essere un control. Quindi abbiamo rimozioni, spade spighe, abbiamo creaturine che comunque sono forti, si pompano, questo qua ha prodezza in più, ha legami vitali, quindi per tenerti su di vite. Io ho già preso la terza multa in 5 mesi, non ho più soldi per il draft. Male, li devi trovare, prendi un prestito No, da Compass. meglio di no. No, no, Direi di no. no. Guida più Questa piano. live non è sponsorizzata da Compass. No. Perché non arrivano i soldi. Mago Poi, accecante. mago accecante per tenere tappate le cose dell'avversario. Ogni volta lancio una magia non creatura, puoi pagare 2, se lo fai fai un 2-2 con volare, quindi sempre per tenerti diciamo il board mentre controlli. Counter, che anche questo è un buon counter che è sceso comune, quindi UB Teachings avrà un nuovo Counter. counter da poter andarsi a prendere in Pauper. Talismano Talismano Azorius. Azorius, che è la quintessenza dell'istantaneo che può avere un mazzo contro, soprattutto in Limited. Cosa c'è? Cosa ti ha fatto quell'angolo? Stava sballando. Poi hanno avuto la brillante idea di fare come archetipo blu-nero mill, blu-nero macina.
in un formato in cui ci sono 40 carte nel Io mazzo. piango. E io sono molto contento perché io Esatto. sono riuscito a, in un draft di Innistrad, a farmi un monoblu mill con tutte le carte che c'erano, che avevo trovato, perché avevo sbustato la mitica. Cosa? Cosa? Il power account migliore del Modern. Quindi c'è Rovista Pensieri che fa macinare due e tu peschi istantaneo a costo 1. Fantasma di Jace comune, quindi devi volare 5-5 costo 1 come se piovessero. E da lì sei stato confermato come brutta persona. Però non ho vinto, fortunatamente, quel draft. Gesto Geist urlante. Urlante, 1-1 volare costo 2, quando fa danno a combattimento un giocatore, quel giocatore macina 2. Nel nero abbiamo rimozioni comuni che spaccano una creatura non artefatto e poi fa macinare il suo controllore pari alla forza di una Ma che creatura. Che bello! simpatia. Spia della balaustra, che è un 2-3 volare a costo 4, che quando entra nel campo di battaglia un giocatore rivela carte dalla cima del mazzo finché non rivela una terra e mette tutte quelle carte nel cimitero. Gioia. E poi hanno ristampato anche questo, rara, ci sta, però è una rara che se la prendi a costo 2 via un quarto del mazzo dell'avversario. Bello. Senza contare la possibilità di potertela riprendere dal Ciao cimitero. Giulia. Ciao Giulia! Poi, prossimo mazzo è rosso-nero Nero. draghi. In realtà potresti metterci anche un altro colore a tua Sì, potresti scelta. mettere. Cioè, comunque, se metti il verde, hai supporto per quasi tutti i colori. Però è Però più rosso-nero ci difficile. sta di più. Perché Rosso-nero è nel vedrete principale. una uncommon ristampata che è Eh sì. uno spettacolo. Allora, qua per esempio abbiamo questo traghetto: 4-4 volare quando muore, puoi distruggere una creatura bersaglio con questo manco mettendo pari inferiore a 3. Lo schiavo della spada che abbiamo visto Sì, prima. per fortuna non hanno messo cose che girano nei cimiteri o No, le rai nera. non mi sembra. Almeno non ho stampato roba che esiste. Ah, Questa? ok, l'hai riletto, non Sì. l'avevo visto. Poi hanno fatto questa comune come costo addizionale, puoi rivelare una carta da drago dalla tua mano e un giocatore bersaglio sacrifica una creatura. Se ho rivelato un drago o controllavo un drago mentre lanciavo, guadagno anche 4 punti vita. Comunque costo 3 istantaneo non è per niente No. male. Questa uncommon da rara fa veramente paura, perché se giochi abbastanza draghi gli dai rapidità a tutti, in più quando entrano fanno danno pari ai draghi e ci sono anche draghi che costano poco perché c'è Esatto. l'uovo di drago, il cucciolo di drago Beh, l'importante è che e siano quelle draghi, cose non che lì. siano Esatto. draghi adulti. Anche questa è stata abbassata comune proprio per supportare l'archetipo. Drago. Quindi anche questa si può rivelare un drago mentre la si lancia e fa 3 danni a una Sì, creatura. si E in torna a più, Khan of esatto, Tarth. praticamente a draghi di Tarkir. Sì. E se hai rivelato il drago o controllavi il drago, fa 3 danni oltre che alla creatura anche al controllore della creatura. Quindi fa tipo Searing Blaze che si giocava in Burn. E poi c'è il servitore dei draghi, che costa uno in meno, fa costare uno in meno i draghi, e E lungo. poi hanno ristampato alla spada il risorto come non comune. Quindi Cioè, abbiamo ipotizzato che con due alla spada il risorto in campo e cos'altro. no, con due alla spada, no, dobbiamo vedere, e con quello lì dei draghi, quello lì che fa danno quando Esatto, entra un con il drago. drago fai danni infiniti più o meno. Eh sì, in teoria, perché dovevamo vedere come si applica la regola leggendaria, Esatto. essenzialmente, se è un'innescata o se invece non va sulla pila, cioè nel senso non credo vada sulla pila, perché di solito le regole leggendarie, non cioè le regole quelle lì non vanno sulla pila, sono azioni di stato. Cioè non Sì, fa se giocare draghi a tutti i costi, esatto. metti due alla spada e quindi entra, spacca, entra, spacca, entra, spacca, e comunque continui a far entrare un Sì, bisogna drago. capire se l'altro alla spada è un bersaglio legale, cioè, mentre l'altro è sul campo. Quello Sì. che muore, diciamo, se è un bersaglio legale. In teoria, secondo me sì, perché lui muore Comunque. come azione di stato, quindi va nel cimitero e poi si innesca. E quindi puoi continuare a girarti due alla spada e il risorto con quello lì in campo, fai un danno ogni volta che entra il drago e vinci. Però ovviamente è tutto fantamagic.
Palla di Poi si fuoco. diceva che non c'era palla di fuoco, ma in realtà c'è palla di fuoco perché l'archetipo rosso-verde sarà un ramp barra gio per giocare cose grosse. Sì, tipo. Entra, va in pila all'entrata, sopra la pila si mette lo spacco, in teoria quindi si può fare. Ma ho già deciso, già e sono con tre uncommon, ho detto, eh sì, sono tre uncommon di cui una in due pair. Però se la trovi, GG, non, cioè, non è male. Quindi questo mazzo verde-rosso ramp, Che fa cose? strano, perché non è proprio chiaro, gioca palle di fuoco, gioca questo raggio, i raggi di calore, gioca No, non elementale siamo dell'Edera, sicuri neanche noi. neanche noi. Però secondo me, col fatto che di solito regola leggendaria o quelle cose lì non vanno sulla pila, dovrebbero, appena arriva in campo, muore una delle due e poi si innesca l'abilità di quello che rimane, cioè di quello che è appena entrato. Elementale common, sì, da raro a common, c'è sempre una carta che da rara diventa common in questi set. Non si è capito bene perché. Poi vabbè, ovviamente è un ramp, quindi rampina. Idra Ferina, che da mitica è diventata rara. Quindi l'effetto ad entrata si applica. Sì, dico. Buonasera, Buonasera. Feige. E soprattutto c'è questa carta che hanno reso anche questa uncommon, che aggiunge 4 mana per pagare le cose che contengono X. E di tutte quelle che abbiamo visto prima hanno tutte questo X. Quindi è un po' strano come mazzo, però ci sta. È Cioè, divertente, cioè è poi una buona idea, è un'idea nuova, diciamo. Poi c'è il verde bianco, che essenzialmente ti gioco una cattura, te la pompo fino all'inverosimile, la proteggo e quindi tutto, iniziamo con una e ti lama franca meno. di toppa. Lama franca di toppa, che lei, questa invece l'hanno alzata perché era common. Poi si sono accorti che in Origins era una delle carte bianche più forti che Sì. potessero esserci, perché ne avevi tipo in 3 per e cautela, avevi un 3-3 con cautela, costo 2 tranquillamente. Poi anche questo con rinomare, comunque creature che si pompano da sole e in più le proteggi. Quindi con questo gli dai protezione da un colore, peschi una carta. Altra creatura cicciona che si pompa, Sì, andando abbiamo, avanti mi nel sa, gioco, capito. ha altre con rinomare e si rigenera, quindi si protegge da solo. E poi le rimozioni ovviamente saranno tutte tipo questo, metti il segnalino più, quindi pompo la mia creatura e la faccio lottare. Il box quanto costa se ordinato e quanto ti ci fanno sopra i negozi? Dipende Dipende dal negozio, dal dipende dal negozio. venditore. I box che ho visto in prevendita adesso vanno dai 190 ai 220-230 euro. E i prezzi dei fornitori io sinceramente non li so e non mi sono mai informato, anche perché non avremmo la eleggibilità per ordinarli direttamente al fornitore, perché il fornitore ti vende gli scatoloni da 4, non è che te ne vende uno. E lì quanto ci fanno sopra il loro guadagno, essenzialmente. Non, in un'edizione del genere è facile che ordinandoli semplicemente a richiesta, magari non posso, devono guadagnare, cioè ci guadagnano un po', alzano un po' più il prezzo perché ovviamente Sì, beh, sono questi su sono pezzi da richiesta. prevendita, quindi Sì. comunque sono più bassi di quelli che poi troverai una volta usciti, sicuro, come loro. Come quello che un Secondo po' me, dico una sempre. volta all'uscita, cioè sugli quelli che sono in vendita sugli scaffali staranno anche sui 250-270 euro, senza problemi. In prevendita di solito tendono ad abbassare i prezzi perché tanto sono sicuri del fatto che se tu me li hai presi in prevendita, sono sicuro di venderlo. In Punto. prevendita. Sì, noi lo prendiamo in prevendita nei negozi, uno o al no, cioè di solito al nostro, anche perché fa prezzi abbastanza buoni. Per i masters dipende perché appunto i prezzi possono oscillare molto.
di solito comunque i box regolari e tutti gli altri prodotti li prendiamo in prevendita nel nostro negozio, perché comunque sono i prezzi soliti, sono i prezzi Sì, giusti, siamo. secondo noi. E anche perché, che poi su internet o trovi sì il negozio proprio che te lo vende su internet a prevendita, altrimenti noi a prenderlo da o privati o catene non ci sembra il caso, perché No, ma. non supporti essenzialmente l'economia del negozio ufficiale di Magic, solo quello. Poi sì, ovviamente se vuoi risparmiare tanto puoi trovare non lo so, pausa pubblicità, il nostro negozio fa prezzi abbastanza buoni. No, no, beh, fai prezzi Sì, normali, e no? per alcuni prodotti ovviamente cioè, per le nostre tasche ci sembrano più buoni, ma ovviamente sappiamo che per un prodotto come ma un Sì. Sì. Masters non può farcelo ovviamente a prezzo di un box normale, perché è un prodotto diverso, quindi ovviamente sì, io posso anche dire oh mio Dio quanti sono, però effettivamente non è che siano tanti di più di rispetto da un'altra parte, sono Sì. tanti e Cioè, basta per un Master, cioè è quello il problema, alla è il fine problema del prodotto Master. nostra cosa fa 80 euro i box classici in prevendita, e quei E esce box dopo del Ixalan, T2. sì. E Iconic esce dopo Ixalan, sì, esce a novembre. 17 di novembre, mi sembra, una cosa del genere. Andiamo avanti su questo simpatico. Poi, vabbè, poi un'altra creaturona che è diventata comune anche questa, da pompare, da diventare grossa. Poi c'è bianco-nero, ospedale, Bianco-nero diciamo, ospedale. guadagniamo vite. Quindi ci sono tipo questo incantesimo all'inizio di ogni sottofase finale: se hai guadagnato 4 più punti vita, fai un angelo 4-4 bianco con volare. Quando O guadagni fai un punti vita, viaggiante. metti segno più uno su di loro. Quando entra, guadagni vita, la cosa più scarsa che potresti trovare, però può servire. Legame Legame sanguigno sanguigno. ad uncommon, che quindi quando guadagni vita un avversario perde altrettanto, Questo che mi non piace è male. tantissimo. Sete eterna, la creatura incantata ha legame vitale, quando una creatura controllata da un avversario muore le metti un segnino +1/+1, comunque essendo un bianco-nero, Esatto, le Agiuani, un paio rimozioni, di Agiani, Agiuani. esatto, Giovanni e Giovanni. Bisognerebbe avendo le rimozioni non è fare male. un fan club di Agiani e Maro. E poi questa è una delle multicolor che c'è, che dai legame vitale a una tua creatura oppure fai l'effetto di legame sanguigno fino alla fine del turno. Che Agiuani. quindi è poi fare un doppio effetto. Agiuani. Agiuani. Bene. Sì, sono un Bene, po' dopo ti stanca. compriamo a Gianni. Poi Ma ce l'ho già a casa. c'è blu rosso magie, Sì, che è più o classico. meno l'archetipo che c'è in tutte le sante edizioni. Quindi creature con prodezza, magia a costo basso, che possono sfruttare il fatto che ci sono le creature con prodezza, eccetera eccetera. Quindi questa qua, anche questa ha subito il downgrade a comune, quindi un 1-3 costa 3 con prodezza, che quando infligge danno da combattimento un giocatore peschi, che Non è non è male, per nulla neanche un male. po'. Questo qui è da draghi di Tarkir, sempre 1-3 costa 2, quando lancia una magia non creatura prende +1/+0 e non può essere bloccato fino a fine del turno. Ridurre. Creature, magie costo basso, che comunque aiutano perché fa diventare forza costituzione 1-1 una creatura, che non è male. Tappino con ripresa, che quindi conta come lanciata la seconda, anche Esatto. quando viene lanciata con ripresa, quindi prodezza si attiva e tutte quelle cose che dicono quando lancia una magia si attivano. Il Per cecchino di l'appunto, prima. cecchino, quindi quando lancia un'istantanea una stregoneria fa 2 danni. Sparino con ripresa, sempre forte. Elettrolisi, fortissima. 2 danni divisi come vuoi e peschi a costo 3 istantaneo. Questa ci sta tantissimo. Poi c'è verde-nero. Io mi iscrivo, però il fan club deve portarci uno a caso tra Gianni e Mario Mario in Vitale. Italia. Considerato che Uno a Gianni non a esiste, caso. No, non esiste. che Gianni non è in questo piano adesso e non si Così. riusciamo a contattarlo. Esatto, A meno che non ovviamente. facciamo un mega gomitolo Non so gigante se funziona. e lo impregniamo di erba Mana. gatta e mana, Sì, è allora Maro in Italia più Maro, facile. che faccio? Bisogna Questo verde convincerlo. nero è tipo un
fare tante creaturine e poi pomparle con i segnalini più uno più uno. Quindi questo qua per durare, quindi si mette i segnali più uno su di lui e dice quando ogni creatura con un segnale più uno che controlli ha tocco letale. Ha tante creature con scatenare, che quindi quando entrano puoi mettergli il segnalino più Esatto. uno da gratis. Dato che Mario in realtà è un grande antico, direi che ci resta solo un'opzione: preparate il ponte planare. Va bene, contatterò te e contatterò Ralzarek. No, No. adesso è cattivo, non penso più. Quindi fai il Esatto, bellissimo è che era già festaiolo impegnato a morto. salvare il multiverso. E Festaiolo Amaro a morto. scriverlo. E Maro a scrivere che sta salvando il multiverso. Qui un altro con scatenare. Il verde ti dà pesca una carta per ogni creatura con un segnalino più uno che controlli. Quelle creature sono indistruttibile, quindi peschi, poi attacchi come se non ci fosse un domani. Le creature che controlli col segnalino hanno travolgere. E lui è un 4-3 con travolgere, costa 4. Questo E anche quello tempo mi è diventato piace. comune. Spiriti Vendolo, che si prende i segnalini di per sé, lo rigeneri, puoi cambiargli colore, perché sì. E poi la cosa orribile del giorno, Ma perché? perché sembra un'altra cosa, ok, va Ma i bene, denti! denti. 4-4 costo 4 che raddoppi i segnalini più uno che vengono messi sulle Beh, tue no, ovviamente cose. sì, se si può costruire la cavalcavento si comincia Dove con avere il quello. motore in cantina, che cosa stai facendo in cantina? Con il motore, Aiuto. E anche questa è stata downgradata da rara a uncommon per questo archetipo. Poi c'è il bianco-rosso. raga. Ci hanno fatto un film, scusa. Lo so benissimo che ci hanno fatto un film Io non l'ho su mai quella visto, cosa. È però sa che ti hanno orrendo. costretto a No, vederlo. ho visto solo dei pezzi, fortunatamente. E dei pezzi di film, non dei pezzi di qualcos'altro. Cioè, in realtà ho visto anche i pezzi di qualcos'altro. Però, torniamo a noi. Vai via. Questo è rosso-bianco-aggro, che secondo me è la cosa più vaga di questo mondo e che L'hanno presa un non po' ci hanno alla neanche rana. pensato a farlo. Hanno detto, ah, ma sì, ci siamo dimenticati il rosso-bianco, cosa facciamo? Beh, se mettiamo queste carte qua, facciamo aggro, va L'hanno bene. presa un po' alla larga, per fare Va questo bene, archetipo. e quindi è sempre uno dei classici rosso-bianchi che sciami un po' di creaturine a costo basso. Quindi hai più 2 più 1 tutte le tue creature con ripresa. Hai questo qui che comunque è forte, costa poco. Questo qui che è forte, costa poco da attacco improvviso. Viaggiatore condannato perché è un 1-1, questo 1 che ti fa un Sì. 1-1 volare quando muore. Combat trick classico nel rosso bianco, incanta creatura che non fa bloccare, prende più uno rapidità a costo 1. Ignoranza 1-2 costo 2 che diventa un 3-2 quando attacca. Scatenare attacco improvviso. Comunque sono tutte creature aggressive con costo basso che quindi ti permettono di fare una race, diciamo già dall'inizio, in più magie che ti aiutano, tipo Spirale Fulminante, o liberarti dei bloccanti avversari o appunto a pompare le tue creature, a renderle più evasive o più comunque grosse. Mi piace però la definizione un Rakdos off Off topic. topic. Muri! L'ultimo, È esatto, blu, un altro bianco, blu, bellissimo, verde, verde, muri. esatto, bellissimo archetipo anche questo che non penso sia mai stato fatto una cosa del genere. Forse in Rise of Eldrazi c'era un tema difensore, però era sparso tra i colori. Qua invece l'hanno fatto verde-blu, muri, che è top, e quindi abbiamo Banchi di Nebbia. 0-2 volare che gli previene tutto il danno al combattimento che vi avrebbe inflitto al e dal, quindi puramente difensivo. Questo puoi addirittura fare il piano 1000 con le tue creature con difensore, perché questo è uno 0-4 costa 2, tappi 3, lo tappi, un giocatore macina X dove X è il numero di creature con difensore.
Cosa? Salvatemi, Cosa? aiuto, Milla, Milla Un tribale muore. Muri, esatto, praticamente. Muore. Un tribale difensore, in realtà. Poi Però muri suona meglio. hanno downgradato anche questa ad Uncommon, che è fortissima, costo 2. Ogni creatura in controllo fa danno da combattimento pari alla costituzione invece che alla forza. A costo 1 verde, una creatura con difensore può attaccare come se non avesse E difensore. questa è la parte bella. E a costo 3 è totally. Sì, è lo. Non so se è lo. Non credo sia lo stesso. Non credo sia Eh Fablet. sì, è lui, è È lui. Eh Fablet, sì, è ma lui. anche No, la mi sa che se lancia. l'è comprata nel... È uguale, è un omuncolo come quello. Forse Sì, non è proprio lo comunque un omuncolo, non stesso. credo sia Fablet, perché si vede in una carta da Commander, cioè che diventa gigante. Fablet, Ridillo. credo. Non so se. Però dire muro effettivamente inganna. Potrebbe avere bianco e nero se avesse un muro. Dovrebbe avere bianco e Se avessi un muro. nero. Sempre c'è la. La battuta su Sori. Sai che c'è qualcuno che credo se le prende? L'ho già detto, ma qualcuno secondo me si incacchia con Sì. Poi tutte queste battute su Sori. Ma c'è a me frega Bastione Topo cazzo. Cresciuto, 0-4 difensore costo 2, tappa aggiungi un verde per ogni creatura con difensore che controlli. 2-5 costo 3 che quando entra peschi. Quindi tu ti fai dei muri della Madonna e poi. E questo qua un po' ci assomiglia anche. È lì così. E poi trovi quello là, fai danno pari alle Sì. Sì. cose e ti meno e ciao, è bellissimo. Questa anche 2-6 costo 4 che ti fa pescare. Infatti, secondo me è più forte l'altra perché per un costo verde in più e un costo meno in Perché generale non mi penso anche in casa, non mi non mi pento penso. di nulla. E Sì, insomma. poi basta, Ma finita. in realtà non sono sicura che cioè, tu faccia in tempo a capire che lui ti ha plinsulcato in Sì, casa. sei già morto, è come Kenshiro. Però diciamo che secondo me adesso è impossibilitato, esatto, come fa notare benissimo Giulia, e soprattutto credo che abbia qualcun altro che magari... È in cima alla sua lista, Sì, diciamo, c'è della lista qualcun altro. rancore. Ho scoperto che c'è della gente che ha la lista rancore. Ah, benissimo. Tipo le persone che mi stanno sul cazzo. Vabbè, anche io potrei farmene, no, poi sono pigra, non ho voglia di portare troppo rancore, però secondo me io sono nelle liste rancore di qualcuno. Adesso vedo una parete che mi compare in cucina, magari mi sospetto. Ah, perché nella tua immagine non vieni da solo, ma Con con il tutto il muro. muro. Vabbè, sì. Però c'è sempre un Ormai problema di nell'immaginario fondo. collettivo. Allora, momento in cui sembra che muoia Kot. Sì. Kot blocca Elspeth, cioè crea questo muro, Elspeth è bloccata, Sì. però Elspeth riesce a planeswalkare. Sì. Perché lui no? Perché è scemo o perché il muro di Nairi, dato che a lei gli stava talmente tanto sul cazzo e così l'ha impregnato di magia Tipo quella degli Eldrasi. bindante al piano, Ok. dato che lei è bianca e ci sono gli Oblivion Ring nel E bianco. soprattutto dato che gli Edri li ha studiati lei e Esatto, quindi esatto. sì. Altrimenti, quindi se ti planeswalka un muretto a secco, ti va nell'altra Vai, stanza. esatto, Che vai. intanto o planeswalk continuamente. Chiuditi in bagno. Esatto. O planeswalk a muretto a secco andando avanti di stanza in stanza, o sono sospetto che non ti raggiunga mai. Vai in un posto abbastanza. Vai tipo nello sgabuzzino, così non può planeswalkare perché cioè, si compenetra con le pareti, come in realtà già avviene. Sorin è scemo visto che conosce quella magia pure lui. Ma non la sa usare, Ugin. Che la sa usare Sì, ma bene. secondo me tra un po' arriva Ugin che gli fa pat pat sulla testa e lo libera dicendo guarda che bastava fare così. Bastava fare così, tac. Ok, Ok. è tardi, sì, dai, però Sì. siamo stati abbastanza Siamo stati puntuali, abbastanza bravi. abbastanza bravi. Quindi vi salutiamo. Elvolt, Ah, sì. ma infatti l'ha fatto un po' a caso, l'ha detto anche Nairi, ha detto sembra un esercizio di un nittomante alle prime armi, la prima volta che ho visto l'Elvolt. Però l'ha studiata, Sì, la sì, sì. sa, Vabbè, però diciamo che forse lei è più brava. grazie. Thanks. Tom Hanks.
Che battute di me. Cosa? Tutte argute e pensate. Sì, ma te ne sogni la notte. Eh? Ma te ne sogni No, la notte vengono o ti vengono spontanee, naturale? è quello il bello. Che È culo. quello insomma, hai capito, no? Ah sì, abbiamo anche il benvenuti all'edizione delle 9:30 Esatto, di del TG Magic. Potremmo farlo, il sarebbe TG figo. Magic. Già se, lo fanno più o meno in Innistrad, però è il telepatico giornale IZ. Esatto. Potremmo fare il telepatico giornale dal vivo. Ci vestiamo come dei pazzi e con delle cose in testa e facciamo. Porto a letto Lei è più sta. brava, poi passa Jace e rovina Sì, tutto, è chiaro. su quello sì. Ma se l'hai dimenticato, Magic TG. Magic TG, Però Magic Jace se Regal. l'ha dimenticato. Sì, se l'ha Che dimenticato. è più bravo. Che Che rovina tutto. Che è? Che è lui, che è Jace, è. soprattutto. Beleriand, guarda che t'ammazzo. Cosa? Che cazzo le è Dove TG successo? non vuole assolutamente dire Vogliamo Bolas come conduttore, regà. certo. Ok, ce l'abbiamo là in alto. E Faremo piccolino. parlare. Ok. Ok, vi salutiamo. Grazie per Buonanotte. averci seguito. Soprattutto, non so se ci stanno ancora seguendo i tedeschi, gli amici tedeschi. Non lo so. Quindi, grazie e Forse si sono buonanotte. stufati Sì, può dopo essere, che. siamo anche in pochi, giustamente. Stiamo parlando dei cavoli nostri. Esatto. Quindi, ciao a tutti, buonanotte e ci sentiamo. Ci sentiamo, ci vediamo martedì prossimo. Vedete che si insulta da solo, dice sei un incompetente, è stato soddisfacente. Benissimo. Siamo a Bene, posto. allora ci si sente, Ci ci si si vede, vede. ci si becca, fratello. Nel caso a Modena, se qualcuno è di Modena, Vero, è siamo a tutto. Domenica. Modena domenica, il 17, Il 17 al per Modena Modena Nerd. Nerd. Se qualcuno va al walk-in anche di tatuaggi, dalle due mi vede a soffrire lì. Neanche tanto, soffrirà pochissimo, come al solito. E quindi. Nel caso ci si becca. Esatto. Ciao, Ciao ciao! notte.